È iniziato un nuovo anno scolastico nelle scuole cristiane di Terra Santa. Dopo la pausa estiva, gli studenti sono tornati a scuola con grande entusiasmo. Sono molto felice di tornare a scuola, dai miei amici e alla mia vita normale. Voglio costruire il mio futuro. Durante le vacanze estive abbiamo ricaricato le batterie. Siamo ritornati per continuare il nostro percorso formativo. Come da tradizione, alla Terra Santa Jerusalem High School, gli studenti si mettono in fila per cantare l'inno di San Francesco, «O Signore, usami per la tua pace». Nel suo discorso di inizio anno, Fra Ibrahim Faltas, direttore delle scuole Terra Santa, ha fatto appello agli studenti affinché mantengano alta la reputazione accademica della scuola. Ha inoltre chiesto il rispetto reciproco, oltre che augurare a tutti un buon anno scolastico. Gli studenti delle scuole di Terra Santa, che seguono il sistema educativo palestinese, sono rientrati sui banchi il 29 agosto. Soprattutto per le scuole di Gerusalemme abbiamo grandi sfide da affrontare che sono legate all'insegnamento secondo il sistema scolastico palestinese. Una scuola moderna e ben attrezzata che vuole offrire un'educazione integrale di qualità a tutti gli studenti. La nostra scuola ha fatto progressi ed è diventata una delle migliori di Gerusalemme. È davvero sorprendente. Tutti i lavori di ristrutturazione che abbiamo fatto hanno avuto un impatto positivo sugli studenti, soprattutto per coloro che quest'anno sosterranno la maturità. L'interesse della custodia di Terra Santa per l'educazione, ma anche per il sostegno alla comunità locale, è evidente nei numeri. 15 scuole in cui studiano più di 12.000 studenti, tra cristiani e musulmani. Le scuole cristiane, che invece seguono il sistema educativo israeliano, hanno riaperto il 1 settembre. Sono circa 30.000 gli studenti che hanno iniziato un nuovo anno scolastico nelle nostre scuole cristiane. Secondo Fra Abdel Masih, le scuole cristiane sono un esempio nell'educazione, nella conoscenza, nei valori, nelle virtù, nella morale e nelle regole di buon comportamento. Cerchiamo di accompagnare educativamente i nostri ragazzi affinché un giorno la violenza che esiste nella società possa scomparire ed essere sostituita da sentimenti di amore e di pace. Ha inoltre espresso la speranza che i colloqui con il Ministero dell'Istruzione israeliano progrediscano affinché gli studenti delle scuole cristiane ottengano i medesimi diritti degli studenti di altre scuole. Auguro a tutti un proficuo nuovo anno scolastico.